ora, miei cari diabolici amici, voglio presentarvi un altro bel tipo. Joe Snyder è uno marino, ma negli affari è in gamba. Non perde mai un'occasione. Ha concluso un affare persino con un lupo mannaro. È proprio di questo che voglio parlarvi, perché è stato un successo strepitoso. Non avremmo dovuto fare così tardi stasera. La polizia ha detto che c'è un maniaco in giro. Non preoccuparti, tesoro, ci sono qui io a proteggerti. Fannullone, sempre lì a leggere i risultati delle corse. Ma esci, va a cercarti un lavoro, fa un po' di soldi. Ah, chiudi il becco, non me la cavo poi tanto male. Ho in ballo un paio di affarucci. Che affarucci d'Egitto? Non hai in ballo un bel niente. Sono stufa di sentirti parlare dei tuoi affari inventati di sana pianta, brutto nanerottolo deforme. Non ti permetto di parlarmi così, stupida cicciona. Maiale, hai sporcato il pavimento come una bestia. Esco. Vado in un posto dove potrò starmene un po' in pace. Vai a lavorare all'osteria, eh? Come fai tutte le sere da 10 anni ormai? I pochi soldi che abbiamo te li vai a bere? Stupida tardona, dovrebbe essere felice se esco e la lascio sola a dipingersi la faccia e a diventare sempre più grassa. Bella felicità domestica, eh? Il fatto è che la moglie di Jim non lo capisce. Lui ha un mucchio di buone idee in testa. Continuate a leggere, carissimi. Vecchia gallina. Dare a me dell'incapace. E lei che cosa crede di essere? Sarebbe utile solo da morta. Così incasserei la nostra polizza d'assicurazione. $10,000. Oh, se te il tirasse le cuoia. O almeno, se potessi trovare un modo per fargliele tirare. Santo cielo! Aiuto! Aiuto! È proprio alle mie spalle! L'assassino è un lupo mannaro! Devo scappare, presto! Che c'è là in fondo alla via? Il cimitero! Che faccio ora? L'unico ingresso è lontano, dall'altra parte! Un momento, sono abbastanza magro per riuscire a passare fra le sbarre! Troppo grosso per infilartici anche tu, eh? George Snyder trova sempre una soluzione! Non sei contento? Stanotte ne hai già fatto fuori uno! Ehi, mi fai venire un'idea! Ti andrebbe che ti offrissi un'altra bella vittima facile? Io aiuto te e tu aiuti me. La prima notte di luna piena porto mia moglie nel punto in cui ti ho visto. Che genio! Per te una vittima belle pronta e per me $10,000 dell'assicurazione. Che ne dici, affare fatto? Lo sapevo che ci saresti stato, altrimenti continuavamo a starcene qui a guardarci in faccia fino a domattina. E tu ti trasformeresti di nuovo in un uomo e io avrei una notizia sensazionale da offrire ai giornali. Se ne va! Mi lascia perdere! Ha funzionato! Mi libererò di Etele e sarò ricco! Che vi avevo detto? Non è in gamba Joe negli affari? Ora gli basta solo portar fuori sua moglie ed ecco concluso il più grosso affare della sua vita. Andiamo, amici, avviciniamoci alla prima notte di luna piena. Esatto, linguaccia maledetta, tu pensi che io non sia capace di far niente? Stasera ti porto con me a conoscere il mio nuovo socio in affari, poi potrai blaterare quanto vuoi. Certo che vengo, lurido vermiciattolo, solo per scoprire il tuo nuovo blef. In che razza di sporco quartiere abita questo tuo socio? Qui abbiamo solo l'appuntamento, stupida chiacchierona. Non puoi tenere il becco chiuso un momento? Eccolo, luna piena. Ma dov'è? Che cosa aspetta? Quando lui arriva le do una bella spinta e corro a chiudermi in macchina. Maledetto, ma dov'è quello stupido? Beh, Joe, dov'è il tuo socio? Non ti ho detto di chiudere il becco? Ethel, sei tu il lupo mannaro e stavolta non ci sono sbarre fra noi. Questo dimostra che per quanto a lungo un uomo viva con una donna non riesce mai a conoscerla abbastanza. Non pensate che Joe non abbia fatto alla fin fine un buon affare, perché con il denaro dell'assicurazione Ethel gli fece dei bellissimi funerali. Bene, come direbbe Joe, è stato un affare coi fiocchi!